Salve ragazzi, bentornati in questo secondo video della nostra nuova serie. Sono sempre nel nostro villaggio dove ho lasciato il mio personaggio a dormire fondamentalmente e non mi ricordo più che cosa abbiamo fatto. Sì, penso che lo stavamo visitando, forse l'avevamo anche finito. Diamo giusto un'altra rapida occhiata e poi ce ne andiamo perché io ho bisogno di trovare un posto dove fermarmi, dove costruire cose, dove vivere, dove essere felice. Cosa ci sta qua dentro? Il nulla, però qua c'è, cos'è qua sopra? Vedi che c'è una cesta, altre patate, patate a gogo ci abbiamo, preso roba che non mi serviva. Ok, questo che cos'è? Pumpkin già ce l'abbiamo, va bene. Sti cavolo di village fanno un casino esageratissimo. Va bene, direi di proseguire la nostra esplorazione. Allora, volevo raggiungere un posto elevato per cercare di capire dove stavamo. Avevamo capito che stavamo in mezzo alle foreste, fondamentalmente, quindi adesso continuiamo un attimo a spostarci da quest'altra parte e sono quasi sicuro che alla fine dovrò farmi una barchetta appena trovo un pezzo d'oceano e andarcene in posti un attimino più belli di questi, che non è che sono spawnati proprio bene, diciamoci la verità. Cioè, Minecraft si aggiorna, escono gli snapshot, nuove versioni, ma cioè, ditemi voi, che cos'è questa cosa? Un blocco di roba sospeso nel nulla. Ok, continuiamo da questa parte, che secondo me da questa parte potremmo avere grandi soddisfazioni. Qui dentro invece potremmo morire molto male. Ho visto cose strane, aspettate un attimo. Che cosa? Ma perché se è giorno? Ma scusate, ma i ragni non attaccavano solo di notte? Allora, questa è l'inizio di una caverna. Qua c'è un po' di carbone che ce lo prendiamo, ovviamente. Vediamo un po' che cosa ci sta qua sotto. Nulla di interessante alla fine. Pipistrelli. Ah, i pipistrelli con la grafica nuova. Ma sono carinissimi. Ma non l'avevo ancora mai visti. Avevo letto che c'avevano una texture nuova, però basta, poi non avevo visto nulla. Qua c'è della lava e io direi che non è il caso di andare di là. Va bene, abbiamo visto questa mini cavernina. Qua si scende ancora. Che cosa c'è qua dentro? Oh, questo coso, cos'era? Era quella piantina che sbrilluccica, però non mi ricordo come si chiama. La posso prendere? Sì. Va bene, qua cos'altro c'è? Carino questo posto, però. Vedete, quello che vi dicevo l'altra volta è che Minecraft è molto carino adesso perché puoi esplorare, effettivamente è molto bello, cioè andare sottoterra e trovare tutte queste gallerie fatte così carucce, porca zozza, questa fa poco schifo, però di solito è caruccio. Questo che cos'è? Io non so cos'è questo, penso che sia una pianta come quella di prima. Cave Vines Plant, sì, una pianta delle caverne. E un maledetto scheletro che non era proprio il caso di incontrare adesso. Visto come stiamo combinati, vabbè, dai, due mattutine ce le do volentieri. Ok, lo scheletro l'abbiamo seccato. Me l'ho dimenticato che c'avevo l'armatura di ferro già fatta. E qua si continua a scendere, ma non mi pare proprio il caso di scendere. Intanto scendo lo stesso perché io faccio sempre così. Non mi pare il caso e poi mi butto capofitto a mori male. Comunque, no, adesso obiettivamente è finita. Mi prendo un attimo questo carboncino. E direi che ce ne possiamo anche andare. Ovviamente per prendermi il carbone devo togliermi cose inutili. Cos'è la cosa più inutile? Sicuramente questi. Non che le mele mi servono a qualcosa, diciamoci la verità. Mettiamo una torcia. Dove stiamo scendendo? Io non dovevo scendere qui. Io volevo andare a cercare dei posti. Oh, no, vabbè, ma che figata. Vedete quanto è bello? Cioè, è fichissimo sto posto. C'è un sacco di robetta che al momento non mi serve a nulla, però è bella. Allora, mi prendo sicuramente un altro po' di ferro, perché voglio dire, schifo non ci fa. Leviamoci sto charcoso da torno. Queste ci si può arrampicare? Sì, ci si può arrampicare tantissimo. Qua ci sono sti alberelli di azalee, forse una sorgente d'acqua. Ok, siamo capitati in un posto carino. È solo che così mi ci perdo io dentro questo posto. Devo uscire. Lo so che è bello da vedere, ma io non sono attrezzato per fare queste esplorazioni subacquee. Vediamo se questo mi porta da qualche parte. Forse così riesco a salire da qualche parte. Seguiamo l'acqua. Ok, non seguiamo l'acqua perché giustamente becco i creeper, cioè, te pareva. Cioè, poteva mai essere che non mi beccavo il creeper. Un altro creeper super intelligente che mi viene a raggiungere? No. Allora forse è meglio se mi infilo qua. Cosa c'è qua? Il nulla più totale. Devo ritornare su, però tornerò da questo lato, che sicuramente è un vicolo cieco. Va bene, cerchiamo di uscire da questo posto prima di morirci male. Lo Spore Blossom, si chiamava così quel fiore che... Ok, va bene, lo vediamo dopo. Porca zozza, oh, terribile, non puoi fare un passo che stanno 2000 mostri subito. Sicuramente è molto più dinamico Minecraft in questo modo, però all'inizio non è che sia proprio il massimo, diciamoci la verità. Di qua si esce, qua ho buttato le mele, quindi sicuro. Ok, qua ho buttato quest'altra roba.
In teoria io arrivo da qualche parte qua. Esatto, c'è anche una torcia. Come cavolo ci sono entrato qua dentro? Non lo so. Allora, su, per favore, vorrei uscire. Fatemi tornare alla luce del sole. Andiamo a cercare cose utili e andiamo un po' ad esplorare anche il mondo e non solo sti buchi sotterranei che sono carini, ma al momento me li eviterei, sinceramente. Si sarà fatto notte, sarà giorno. Qua sto ancora le arrampicate. Da qua vedo un po' di luce, no, quella è della lava. Però si sale, sento anche delle mucche, sento qualcosa che urla. Cos'era? Ci sono animali che urlano in questo gioco e non so che animali sono, però mi pare di ricordare che io sono entrato da qua. Esattamente. Dormiamo. Una bella dormita in caverna ci sta sempre. Perfetto. Ok, smangiucchiamoci questa roba. Dovrei avere dell'altro cibo. Sì, c'ho dell'altro cibo. Usciamo. Creeperozzo sempre pronto ad aspettarti perché te pare che non ci sta. E io direi di andare di qua. Andiamo di qua, vedo del mare. Signori, attenzione, la svolta c'è del mare dove io potrei fuggire. Forse è del... non è proprio mare mare. No, non è mare, era una finta. Ok, diciamo che questo bioma non è che mi piaccia tanto. Io vengo da lì perché là c'è il villaggio. Quindi potrei dirigermi da questa parte. Intanto beccherò qualcosa. Strada facendo tipo questa pecorella, così al volo. Non voglio la lana, voglio il cibo. Della lana non me ne faccio assolutamente nulla in questo momento perché il letto già ce l'ho. Vi ringrazio per l'offerta, ma io preferisco la carne. Andiamo di qua. Dobbiamo cercare di uscire, ragazzi. Ok, forse da questa parte possiamo cambiare bioma. Vediamo. Niente, io proseguo. Prima o poi troverò il mare. Allora, raga, qua c'è ghiaccio, però in teoria questa apertura mi potrebbe far pensare al mare. Qua c'è un'altra volta quell'alberello. Dovrebbero sempre essere azalee, in teoria, che non ci interessano al momento. Dai. Un po' di mare, un mare normale, metto una barchettina e me ne vado lontano. Si potrebbe fare una cosa del genere, secondo voi? Niente, io sono proprio capitato in un bioma enorme e non riesco ad uscirne. Allora, a questo punto c'è solo una cosa da fare. Uno lascia una direzione e va sempre in quella direzione. Qualsiasi cosa accada, vado sempre di qua. Prima o poi finirà, voglio dire. Questo è mare? Ghiaccio anche qua? Ma dai, ma siamo seri? Ma quanto cazzarola di ghiaccio c'è? Cioè, bellissimo, però basta. Vabbè, abbiamo capito che c'è del ghiaccio da queste parti, sicuramente. Ah, che poi io sto saltellando felice, ma mi ricordo pure che c'era la neve farinosa, che non ricordo più come si chiamava, che se ci finisci dentro muori congelato. C'ho questo barlume di memoria. Ok, forse stiamo uscendo dalla zona ghiacciata, meno male. Laggiù vedo qualcosa di strano, ma non so cos'è. Smangiucchiamo un altro po'. Perfetto. E continuiamo questa esplorazione alla ricerca di posti migliori possibilmente. Allora, ragazzi, questo penso che sia proprio lo sbocco sul mare. Quindi, se metto qua una bella crafting table, mi faccio una barchetta. E finalmente ce ne possiamo andare un'altra parte, perché questo posto proprio aveva un po' rotto le balle, diciamoci la verità. Quindi mettiamo la nostra barchetta qua e via. Vediamo dove ci porta. Ok, non era il mare probabilmente. Non è vero, non è vero, attenzione. Questo è il mare. Questo è proprio mare, dai. Sono quasi sicuro che si tratti di mare. Ragazzi, non era ancora mare, è un fiume. Intanto sto attraversando una marea di posti, io spero che prima o poi sto fiume mi porti al mare. Inizio a dubitarne. E infatti non portava al mare. Va bene, continuiamo qua, vediamo che troviamo di bello. Per il momento è una foresta, molto bella sicuramente. Questa dovrebbe essere una foresta di Dark Oak, se non erro. Questa è una foresta di Birch, va bene. Le siamo a fa tutte le foreste, cioè non ce ne siamo a salta una. Milioni di pecore. Questa è chiaramente una giungla e questa è una foresta di bambù. Per forza. Allora, il bambù io lo prenderei anche. Sono sincero perché... Oh, e questo è un legno strano. Che cos'è? No, è semplicissimo legno di giungla. Un legno strano. Vabbè, sì. Allora, io devo necessariamente svuotare l'inventario di qualcosa, ragazzi. C'ho troppa roba, effettivamente. Allora, mi toglierei questo, questo, questo. Così me li riprendo però, eh.
scusami, amico, vorrei un po' di questi. Questi sicuramente mi interessano. Ok, me ne bastano 8, tanto non ne ho presi 8. 9, me ne bastano 9, non è un problema. Me ne posso pure andare. Non ho intenzione di esplorare la giungla, vorrei semplicemente andarmene lontano in un bioma un attimino più carino per iniziare le costruzioni, perché qua non è che sia proprio semplice costruire. Certo che la giungla c'ha il suo fascino, diciamoci la verità, però volevo più qualcosa di, non lo so, montagne, canyon, una cosa più scialla, un burrone. Intanto si sta facendo di nuovo notte, ragazzuoli, e io sto ancora qua che cammino come un pazzo. Una dormitina veloce così al volo. Ok, dormitina fatta. E che cos'è quel coso? Aspettate che ho visto una cosa fantastica. Cioè, dovrebbe essere una sorta di portale distrutto, mezzo sfasciato, però mi pare enorme. Particolarissima questa cosa. Se riesco a raggiungerla, porca zozza. Levatevi un attimo tutti dalle balle. Sì, è un bellino proprio come bella. Una gran bella struttura, guardate quanta ossidiana che ci sta qua. Potrei addirittura fare incetta di ossidiane. Allora, qua ci abbiamo Projectile Protection Efficiency 5. Io questo quasi quasi me lo prendo. Sharpness e fortuna 1. Interessante. C'ho pure l'acciarino, che vuoi di più? Allora, raga, io mi prenderei anche questa ossidiana, sinceramente. Allora, no, ci ho ripensato. Ho provato a prenderla col piccone di ferro, ma ci metto 27 anni, quindi l'ossidiana magari la eviterei. Là c'è dell'oro e niente, io direi che possiamo pure continuare. Bellino, carino, l'abbiamo visto, ci è piaciuto, basta. Ciao. Continuiamo il nostro viaggio saltereccio, un altro villaggio. Non volevo un altro villaggio, io volevo un posto più bello da visitare. Allora, sicuramente voglio un posto che è vicino al mare. Questo è poco ma sicuro, perché voglio dire, per spostarsi fa sempre piacere. Là c'è st'altra roba, aspettate. In lontananza vedo qualcosa che potrebbe essere interessante. Che cos'è? Non è quello di prima. Mi sa che è proprio quello di prima. Era decisamente quello di prima, visto da un'altra prospettiva. E vabbè, capita. Continuiamo a camminare nelle foreste. Niente, sono stato un po' sfigato con lo spawn, però io sono sicuro che recupereremo. Magari quello è proprio il segno del destino, cioè inizi male e poi zac, ti riprendi alla grande. Intanto un po' di carne, pelli, che fai, non le prendi? Leviamoci un po' di legno che non ci serve a niente al momento. Ma c'è pure una mucchettina che la lascerò vivere da sola. E sto di nuovo dentro un'altra foresta. No, questo è il bioma delle foreste. Foreste da tutte le parti, ditemi voi. Va bene, funghi giganti di cui al momento non me ne può fregare di meno. Sia mare? Secondo me non è proprio mare. Vabbè, mettiamo una barchettina e vediamo quello che succede. E infatti siamo di nuovo sulla terraferma, cioè non riesco ad uscire da sto posto. Purtroppo io devo trovare un posto dove stanziarmi, perché il mio inventario è pieno e non posso continuare ad accumulare cose che poi non mi posso portare indietro. Capite il problema qual è? Quindi devo necessariamente trovare un posticino carino. Questo è mare, cioè questo è mare, non ne voglio sapere niente, non mi dite proprio nulla, ma questo è proprio mare. Infatti, oh, ce l'abbiamo fatta. Non ci sto credendo, finalmente possiamo emigrare. Ok, va bene ragazzi, cerchiamo un posto dove iniziare finalmente questa avventura. Sto beccando una marea di relitti, ma purtroppo non ho proprio spazio per fermarmi e prendere le cose, quindi per il momento li lascerò tutti qua. Tanto da quello che ho capito se ne trovano milioni in giro per il mondo. E sono ancora in una zona ghiacciata, cioè rendetevi conto di quanto era enorme questo bioma ghiacciato. Là pure c'è qualche altra cosa, che cos'è? La morte probabilmente. Sì, queste sono quelle costruzioni sottomarine che ci sono gli affogati. No, 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 non fa per noi, non fa per noi assolutamente. E siamo arrivati a un'altra pianura, va bene. Allora, è notte e io sono praticamente fermo qua. Giustamente, per mettere piede sulla terraferma, io devo dormire, altrimenti mi seccano malissimo. Quindi penso che farò una cosa molto tecnica. Mi faccio un bel lettino qua e dormo così in riva al mare. Bellissimo, su una barchetta abbandonata. Ok, il letto me lo sto perdendo malissimo. Qua sarei proprio tentato di vedere cosa ci sta. Sarei molto tentato. Vabbè, mi faccio un giretto, dai. Una cosa proprio velocissima, giusto per non morirci male. Allora, dove si entra? Qua
qua non c'è niente. Da questa parte dovrebbe starci una porta. Una volta c'erano le porte con le ceste. Qua c'è una cesta. Le torce ce l'ho per respirare un attimino. Oh, del ferro ne balza la pena. Facciamo un attimo una respirata. Perfetto. Qui sotto c'è una bella cesta. Effettivamente è una gran bella cesta. Questi li prendiamo, sti nugget li lasciamo qua, non ce ne frega niente. L'altra cesta dovrebbe stare qua in teoria, se non mi ricordo male, più o meno da queste parti. No, e invece sarà solamente una cesta. Vabbè, abbiamo preso un altro po' di ferro, schifo non ci fa. Però adesso possiamo attraccare. Quindi mettiamo un altro villaggio. Madonna quanti villaggi però. Basta questi villaggi, non ne posso più. Ah, qua c'è dell'altro mare. Quindi possiamo riprendere l'esplorazione. E come avevo detto prima, un altro relitto laggiù. Cioè, una marea di relitti ci sono, ma proprio tanti. Però questo sicuramente è più esplorabile. Secondo me sì. Ok, esploro quest'altro relitto, dai. E poi cercherò qualcosa, qualcuno. Intanto c'è un delfino che mi sta chiamando. Allora, questo relitto è carino. Molto carino. Delfino, per favore. Non è il caso. Su. Fammi esplorare qua dentro che ci sta. Oh, ecco una cesta. Cosa abbiamo? Oh, patate, perfetto. Del moss block. È il delfino che mi sta importunando malissimo. Vabbè, questo lo levo. Mettiamolo qua, non ci interessa nulla. Perdonami, delfino. Signor delfino, un attimo, con calma. Non sia così fastidioso. Devo cercare l'altra cesta. L'altra cesta che potrebbe essere praticamente uguale. Non è vero, c'era solo una cesta perché sto relitto è a metà praticamente, l'hanno sfasciato. Va bene, non importa, ci prendiamo questo. Ma io ragazzuoli, anche per questo episodio mi fermerei qua perché non abbiamo ancora trovato un posto decente dove farci la base e quindi speriamo che nel prossimo episodio riusciamo a trovare qualcosa, magari lo cerco off camera, tanto per avvantaggiarci. Io spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando ragazzuoli, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!